tutti e benvenuti alla Leopolda. Siamo al quinto evento, voglio ringraziare il critico d'arte Lorenzo Bacini e l'Elisabetta Capolari, che è presidente dell'associazione Sette Volte, gruppo arte. Adesso parlerà la dottoressa Elisabetta Capolari. La mostra che abbiamo voluto qui alla Leopolda è un punto di incontro e di scambio. E gli artisti sono tanti e il professor Bacini ci ha coordinato in questo lavoro egregio che tra poco si introdurrà, e è stato onorevole. Spero che siate contenti e che vi rimanga un bel ricordo, perché poi sì. Grazie e buon pomeriggio. Partiamo da un inizio. Intanto vi chiedo un applauso per la persona che ha reso possibile questo evento, e lo ha fatto con amore, l'ha fatto unicamente perché ama questi momenti, e la persona si chiama Bruna Secco. Poi ringrazio ovviamente, non è cosa da poco che Gualtiero Passani qui con noi, è veramente una cosa stupenda, un grande maestro del Novecento. Arte, e sto parlando a un pubblico che fa arte, per cui rischio di banalizzare il concetto, perché tutti voi, ognuno per proprio conto, essendo esecutore di questa materia, affronta l'arte ovviamente con aspetti diversi, però tutti voi cercate di dare il massimo per esprimere voi stessi, e quando una persona sente il bisogno forte di emanare parte di sé, cioè di non trattenere quelli che sono i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue angosce, i suoi dolori, il suo bello e il suo brutto, in quel momento lì la persona fa un grosso dono a tutti quelli che ne vogliono in qualche modo godere, diciamo, di questa cosa, perché praticamente dilata oltre a quella che può essere una normale conversazione, una normale dimostrazione fisica di quello che è la persona, riesce a comunicare l'aspetto più grande, che è quella dell'interiorità dell'anima. Secondo me essere critico vuol dire stare a fianco dell'artista, cioè prendere per mano l'artista, perché se io non fossi, io posso essere anche invidioso dell'artista che mi supera in quanto con la sua arte riesce a emozionarmi, quindi fa più di me in ogni caso. Però io, se ho il ruolo di accompagnare l'artista, io lo prendo per mano, lo accarezzo se ha delle difficoltà, cerco di comprenderlo, di capirlo, e quantomeno non mi metto davanti a lui, perché mettersi davanti all'artista vuol dire creare uno stop, creare una transenne. L'artista a quel punto lì viene condizionato. Non è possibile. Il critico e la presunzione di essere critici è già di per sé un grosso peccato. Io invito gli artisti a fare questo tipo anche di dimostrazione, perché qui c'è la freschezza, cioè uno prende il suo quadrino, il suo quadrone, il suo quadraccio, il suo quadrello, il suo dipinto, la sua scultura, la porta qui, si confronta con gli altri artisti, perché gli altri artisti lo vedono, gli altri artisti ne parlano, si crea quell'atmosfera creativa, perché che succede? Se uno passeggia, un artista, non si copia, però si apprende, si percepisce, si arricchisce dalla combinazione di intenti. Quindi queste sono cose vere, ciascuno di voi ne esce arricchito da questa esperienza. Ma io mi guardo intorno e vedo tutti i visi di persone che sono professionisti in quanto consapevoli di quello che realizzano. Ragazzi, siamo in una platea di persone che sanno dipingere e sanno emanare loro stessi quello che fanno. Io mi sono fatto
una cosa semplicissima, cioè io sono passato nei vari stand, no? E ho scritto una parola per ogni artista. Giorgio Fornaca, calda illusione. Anna Francesca, la forma dell'eleganza. Bruna Secco, la passione. Angela Rosa, interiorità espressa. Armida Pellegri, il sogno del mare. Mimmo Corrado, malinconia di un vissuto. Pierugo Orsolini, la carnosità del colore. Germana Salvini, l'eros recondito. Lucia Pecchia, anima e materia. Lucia Sandroni, il colore che trasporta il pensiero. Giovanni Contini, ricordi di colore. Marilena Luomo, solitudine e colore. Rossano Bertini, sagome metropolitane, solitudine. Patrizia Cerella, il gioco della fantasia. Cecilia Pallini, le contorsioni del colore. Marisa Miriello, la vita negli oggetti. Daniele Cerù, fantasia e colore. Luca Bellofiore, poesia nell'evanescente cromia. Marina Romiti, il movimento inciso. Broccardi Schemi, sguardi penetranti. Susi Norfini, la vita descritta col colore. Rosanna Fornaciari, la delicatezza degli sguardi. Gianfranco Pacini, lo stecco usato per romare colori è già pittura. Elisa Spagnoli, l'incertezza della profondità. Anita Trinciarelli, credere nella natura. Agnese Trinchetti, il colore e l'evanescenza del pensiero. Francesco Lipari, tracce sull'infinito. Maria Maddalena Bertuccio, delicatezza e armonia. Luca Botrini, natura e memoria. Viaggi, spunti di eccitazione. Martina Berremieri, interiorità del tratto. Carolina Franchi, colore, materia e passione. Giuseppe Lomichi, nostalgia di vite vissute. Davide Delitz, una finestra sul mondo di una volta. Andrea Boreda, il respiro della natura. Marco Cinquini, l'interiore esplode con la sua poesia. Giuseppe Biondi, il paesaggio, metafora di un diario dove è descritto il vissuto. Franco Banti, la città deserta carica di pensieri. Mario Carogero, il sud espresso col calore del colore. Massimo Adams, gestualità, materia e colore. Daniele Bianchi, forme senza tempo. Roberto Marmelli, materia che emana la vita. Iva May, l'armonia delle forme. Anita Lorenzetti, piccoli artisti crescono eppure bene. Emanuela Pippi, fantasia, gioco, memoria di un'infanzia vissuta con amore.
Umberto De Mattia, l'animale sono io, con tutto il mio carico di solitudine. E queste sono piccole parole per ognuno di voi. Naturalmente qualcuno di voi non ci sarà riconosciuto, ma io l'ho visto così. Sono il Cristo. Io concludo dicendo, l'arte non è inutile, è inutile vivere senza l'arte.